ti ho chiesto solo che cazzo di ore sono. Non famo si cazzi di Morteni, regà, 9 ore fa. Però questa è un grande mossa. Quanto dura? 11 minuti. Grande mossa vederla adesso questo video. Perché ce lo vediamo e facciamo dei discorsi sui soldi quando le persone stanno dormendo. Se no, questo se lo fai a luna di notte è un disastro. Sai i clip su TikTok? Rainbow, Joelle, bentornati. Oh, partito trenino, dai. Carriare trenino, dai. Dai, dai, carriare trenino, dai. Allora, vabbè. Succhio le palle, gnam gnam. Ma tu te lo sei già Ciao, visto? Ciao, io te lo dico, no, un amico che vuole denunciarti perché vedere? Hai visto il suo culo, no, su GTA RP. Si è a letto? Pelico! Non te lo vuoi vedere? Ah, vai a letto. Ok, va bene. No, cioè mi sdraio un attimo che devo mangiare. Sicuramente sto svenendo. Sono in letto da quasi 9 Ciao, ore. Se... Vabbè, io tipo che ti proverò a rompere i coglioni per un sì, due tanto di sto qui, forte, sì, sì. In casa. Tanto lo sento dal letto. Ciao, grazie, da visione. Ci stiamo sotto. Ciao. Ho vinto 900 euro sull'Aviator. Sganciare 10, dai. Sganciare 10, anche in sconto. Olli, grazie per le 5, bene per il sub giftato. Jamon, Zip e Mirko, bentornati. Allora, vabbè, voi l'avete già visto magari, già lo sapete, ma lo spoilerate. Allora, sì, Molteni nel 2023 ha guadagnato... €800.000. Boh. Ma quanti soldi fanno al giorno d'oggi questi influencer? Come fanno a fatturare così all'incirca tanto con dei video messi online? Io sono uno di loro e in questo video parleremo di tutto il fatturato che ho creato nel 2023 con questa attività senza alcun segreto. Vi faccio vedere punto per punto quanti soldi ho generato e preparatevi perché quest'anno è andata decisamente bene. Per non rischiare di andare a caso e creare confusione, analizzerò il fatturato in questi 5 step. Che maniaco sessuale, zio. Senti come se la ride, by the way. Veramente un porco. Cioè, ma che cazzo? Ridi in faccia alle persone, capito? Far coatto, ha capito? Fatemi un attimo tagliare sto treno. Che sto treno sento puzza che vi è carriato bene. O voglio mettere a schermo. Sei uno di quei treni, quelli notturni nascosti, strani. Bah! Fammo mettere qua un'altra a sinistra. Anzi, lo metto. Sì, lo metto qua. Ma è legale dirlo? Certo. Macior, grazie per i 4 giftati. 87, grazie per i 15. Derial, grazie per il 6 giftato. Alessio per le 2. Melux, bentornato. Ciao, bentornato. Noi non possiamo dirlo su Twitch quanto guadagniamo. Non ti so dire proprio perché, ma... Prima fetta, una delle più corpose, riguarda l'incasso dalle pubblicità che arriva direttamente da YouTube. Stessa cosa anche per il canale spagnolo. Per chi non lo sapesse, ho doppiato tutti i video in italiano anche in spagnolo. Quindi Da vedere quanti soldi fa con lo spagnolo, sì. Allora vi provo a chiamare tutti i numeri. Secondo me ha fatto €800.000. Quindi devo splittare per 800 soldi anche da lì. La terza sezione sarà altri social, perché da quest'anno ho iniziato a monetizzare anche Instagram e TikTok. Il quarto punto introdotto anch'esso quest'anno riguarda i prodotti che io vendo direttamente alla community. E come ultimo punto, quello più importante di tutti. Più della metà del fatturato che io produco arriva dagli sponsor, dai brand e dalle collaborazioni che faccio con le società. Da NordVPN, dai. Senza problemi. Ninja, Big, ciao quel chiappa, bentornati. Crowley, grazie per le 10 esterne. Non a caso ho lasciato questa fetta alla fine. Grazie, perché qua Crowley, grazie, benvenuti a tutti. Tra l'altro questo malloppo vi faccio vedere durante il video come lo investo, ad esempio con Young Platform, che si posiziona come il più importante exchange di criptovalute presente in Italia. L'obiettivo infatti non è lasciare i soldi in banca. Cioè questa ha monetizzato il video dove ti dice quanti soldi fa. Grazie Crowley, grazie, benvenuti a tutti, grazie. Con l'inflazione che te li mangia. Con una regolamentazione completa al 100%, la loro mission è quella di rendere il settore delle criptovalute, che è in continua evoluzione, facile e accessibile a chiunque. Ne parleremo un pochino più approfonditamente durante il video, ma adesso mi preme farvi una leggera premessa. Non faccio questo video per dimostrare quanti soldi, mamma mia, riesco a fare, ma per far vedere a tutti che se alzi le maniche e lavori come un toro, riesci a raggiungere risultati assurdi. Per farvi capire quanto mi interessa flexare, io adesso sto indossando il maglione di Piazza Italia, però posso comprare anche quello di Gucci. Ciao Piazza Italia. Partiamo quindi dalla prima fetta della torta, incasso fatturato di YouTube Italia. Tanto per cominciare, quanti video ho fatto? Non propriamente, ragazzi, non è che se vi rimboccate le maniche riuscite a fare questi numeri, non è proprio così, però di sicuro, ecco, cioè si può fare con i social, si può fare, soprattutto è bellissimo poi che tutti quei
il fatturato suo, la metà andrà, verrà pagato per migliorare le strutture ospedaliere dell'Italia. Quest'anno rispetto all'anno scorso, 2022 34 video, 2023 33 video. Quindi come vedete siamo più o meno alla stessa quantità, con una piccola eccezione però. Quest'anno ho deciso di lavorare molto più di qualità e vi spiego in che senso. L'anno scorso pensavo di pubblicare 3-4 video tutti i mesi, invece quest'anno mi sono focalizzato sul pubblicare i video solo quando sono pronti e solo quando sono qualitativamente perfetti. E questa 20 x 10 200, 234. Allora, frate, il fatturato di YouTube è 254.000 euro. Questa cosa vi posso assicurare che è servita molto e tra poco vedrete perché. Passiamo alle visualizzazioni totali dell'anno. 2022, 56,6 milioni. 2023, 68 milioni. Ma dato che quest'anno non è ancora finito... 290. Finito, mancano circa 10 giorni. Io arrotonderei a 70 milioni di visualizzazioni. Guardate però la differenza di incasso che ho avuto tra un anno e l'altro. Allora, 2022, 94.000 euro e parlo solo... Oddio, mazza, mi sono andato lunghissimo, porco Dio. Ma ne incazzo 94.000 euro. Tanto dell'incasso puro di AdSense, quindi della pubblicità che compare all'interno dei video. 2023, 205.000 euro. E anche qui non siamo ancora a fine anno. Io arrotonderei a 215.000 euro perché ad esempio mancano tutti... Ok, 200.000 euro. Ma lordi sta di, frate, sono tutti da tassare. Darku, grazie per le 5 giftate. Benvenuti, non fate morire il treno. Thank tutti you. Gli incassi di questo video qui. Quindi ho fatto un video in meno, ho fatto 15 milioni di visualizzazioni in più e ho guadagnato più del doppio. Capito perché fare video di qualità mi è servito? Probabilmente ho attirato gente più grande con il portafoglio più grosso, al quale compaiono delle pubblicità più onerose. Senza calcolare che poi l'influencer marketing a livello mondiale ogni anno sta crescendo, quindi anche quello è da contare. E se pensate che io sia andato bene con YouTube, lo credevo anch'io. Ho visto questo spezzone di live di Graham Baud e Mike Sciosha. Cioè Grimbaud è spawnato in un video di Michele Molteni prima di me. True. Real. Rigosa, grazie per il sub giftato. Kicko, bentornato Darku, grazie per le 5. Mike guadagna più di me? Ma nettamente. Analizzando un attimo su Social Blade il canale di Mike, se non vado errato, nel 2023... Molte, però non è carino dire quanto guadagna una persona in un video tuo. E non è ancora concluso l'anno, neanche per lui, ha fatto più di 200 milioni di visualizzazioni. Porca puttana. Avrà anche il CPM più basso perché tratta gaming, ma Mike Sciosha, complimenti, numero uno in Italia. E invece no. I me contro te fanno più di 1 miliardo di visualizzazioni all'anno. Te dovrebbe fare una statua. Perché cazzo mi sono messo a costruire i bunker, mi chiedo io. Perché? Cioè, capisci? Sì. Miliardo di visual, ma tutte in zona bambini, che non paga un cazzo. Porco Dio, chi ha giftato 100 bit che mi sfanculano il treno, zio porco. Sta a morire! Di cosa grazie al sub giftato? A che numeri si può arrivare? Sì, ma non pagano un cazzo le pubblicità sui 57 video al mese, io due. Però interessante la cosa. Ultimo dato prima di passare alla seconda fetta della torta. Iscritti generati nel 2022 536.000. 725.000. Iscritti generati nel 2023 300. Ah no, beh, grazie al caso ai iscritti, se ho sbagliato. 190. Vabbè, grazie al cazzo, una certa finisco. No, anche quest'anno, ma un pochino meno rispetto all'anno scorso. Passiamo ora al secondo punto dell'intero video, il canale YouTube spagnolo. Per chi non lo sapesse, io traduco in spagnolo tutti i miei video italiani più virali. Li carico poi appunto su questo nuovo canale, Miguel El Italiano, e da quest'anno sta iniziando anche lui a generare parecchi soldi. Senza stare qui a fare il paragone con il 2000. Frate, Miguel El Italiano. Miguel l'italiano 45.000 euro 22, perché nel 2022 praticamente non c'è nulla del canale spagnolo. Nel 2023 ho generato 28 milioni di visualizzazioni, 461.000 iscritti, per un totale di circa 23.000 euro di guadagno. Ma piccola precisazione prima di passare alla nuova. Mazza, poco. Cioè, rispetto alle visual che ha fatto, mi aspettavo di più. La fetta di torta. Perché ho creato un canale spagnolo anziché caricare soltanto la lingua spagnola nel canale italiano? Perché avendo un sacco di brand e sponsor italiani e europei, loro non sono interessati alle visualizzazioni del Sud America, che tra l'altro rappresentano il 90% del totale. Quindi andrei a mischiare un po' tutti i numeri del mio canale principale e di conseguenza diventa difficile da vendere. Ma ci sto lavorando. Intanto portiamoci a casa questi 23.000 euro. Passiamo ora alla terza
la fettina piccola della torta. Piccola rispetto alle altre, ma comunque un buon incasso anche da lì. Da quest'anno ho iniziato a monetizzare anche Instagram e TikTok. Non perché genera 11.000 euro. Fido, bentornato. Babà, grazie per le 5 sub giftate. Curo, grazie per le 2. Benvenuti. Scusate, un secondo che già mi sta vola la voce. 11.000, anche perché non mi sembra che su Instagram faccia tutta questa grande roba. Dipende che cosa gli chiedono come briefing quando fa NordVPN, ma mi sembra che gli chiedano solo le menzioni in video. Genero soldi dalle piattaforme, ma perché ho degli accordi appunto con i vari brand. Non è stato facile dividere la somma che ho ricevuto da questi due social, perché normalmente le aziende ti comprano dei pacchetti con magari all'interno un video YouTube più 4 storie, 2 video YouTube più 3 reel, eccetera eccetera eccetera. Però se proprio vogliamo dividere, diciamo che l'incasso totale tra TikTok e Instagram soltanto per le cose sponsorizzate è di 22.000 euro. Soldi incassati lavorando soltanto gli ultimi mesi dell'anno. Nel 2024 infatti vorrei iniziare da gennaio a puntare molto di più anche su questi social, e vediamo dove arriviamo. Ora, volete sapere qual è la cosa bella? Siamo arrivati a circa metà della torta e abbiamo quasi raggiunto l'intero fatturato del 2022. Raga, manca ancora la parte più cicciona, e se proprio devo andare la parte importante, la parte con più soldi, la parte monetizzata meglio, ma la parte cicciona mi sembra un pochino una discriminazione su quelle che sono le monete e anche il cartaceo, per favore. Molteni, Trilogia, Med, bentornati. Babba, grazie per le 5 sub giftate, curo per le 2, che vi crea per il Prime, Maida, grazie per i 6. Andare oltre, io tutto il guadagno che poi alla fine di netto ricevo in tasca non lo lascio neanche marcire in banca con tutte le spese, l'inflazione, eccetera. Investo pure quello. Ad esempio, io quest'anno mi sono fatto una coltura sulle cripto grazie a Young Platform. E guardate se sto scherzando. Hai preso l'anno peggiore, Molte. Hai preso l'anno peggiore. Qua è la funzione salva danaio di Young Platform. Praticamente ti permette di acquistare in modo ricorrente qualsiasi cripto tu voglia, senza rischiare di acquistare o vendere nel momento. Perché che cazzo sto guardando questa cosa, zio porco? Guarda, io ho caricato in totale 800 euro. Guarda quanto sono adesso. 1141. Raga, ho fatto più 45%, 355 euro in più. Io non sono stato lì. Sì, ma in un anno, Molte, in un anno, cioè. Io a guardare qual era il prezzo delle cripto. Io semplicemente ho investito 100 euro al mese. Quest'anno il Bitcoin è salito e tac. Non solo non mi sono fatto erodere i soldi dall'inflazione, ma ci ho anche guadagnato, e non poco, raga. Cioè, capito. Ovviamente il salvadanaio è una delle funzioni dell'ecosistema di Young Platform. Ad esempio, se siete alle prime armi, c'è. Sì, ho capito, mettessero 25.000 euro, per favore. Che è necessario, okay, per questo mondo qua, praticamente. Per favore. E per diventare proprio pragmatici a livello di cripto con Young Platform. Oh, porco Dio! Volete fare un punto? Mente regolare in paradisi fiscali, eccetera. Poi, se proprio, vabbè, utilizzano soltanto banche italiane, non robe in paradisi fiscali, eccetera. Poi, se proprio, vabbè, vogliamo dirla tutta, c'è anche Young Platform. Piccolo riguarda i prodotti che io vendo direttamente alla community. E come molti di voi sapranno, quest'anno ho deciso di costruire la 10.000 euro casa sull'albero in cartone. E per chi non lo sapesse, è questa qua. Tra l'altro è andata in sold out appena prima di Natale. Molto bene. Allora, vorrei farci un video dedicato, ma non so ancora se farlo o no, perché secondo me c'è poco materiale di cui parlare. I costi. È morto il treno. Ah, succhia cazzi. Vabbè, sti cazzi, è andato bene. Mark, Trilogia, Aida, Francesca e Ricky, bentornati. Babba, grazie. Rispetto agli incassi che ho avuto, sono praticamente pareggiati. Non ho né guadagnato né perso. Giusto 2-3 numeri alla mano. Avevo stimato un 50-60.000 euro totale di progetto. Poi ho visto che iniziavano veramente a costare troppo queste cavolo di case. Quindi ho dimezzato completamente la produzione. Ne ho fatte la metà. Ho speso circa 25.000 euro tra tutto. E porco Dio, ci ha rifatto 25.000 euro sulle casse? Il caso è stato 24.200. Quindi con quelle che vendo a mano, magari perché c'è qualcuno che me le chiede, vado in pari. Non lo devi dire. Finisce lì. La prossima volta le faccio produrre in Cina, magari costano molto meno, il prezzo sarà molto più basso. O magari fai come 7-8 brand famosissimi, importanti in Italia, che gli fai fare l'ultima cucitura in Italia dopo che passano per la Turchia, e ci puoi mettere il made in Italy. Ricky, grazie per il Prime, per il resub, pazzo per il resub. Simone, bentornato. Ricky, grazie. È andato il torneo videogiochistico. Sono riuscito a vedere solo fino ad uno, purtroppo. Molto bello, Enrico, molto bello. Non spoilero, però, non spoilero. Molto bene. Brother, grazie per le 5 sub giftate, mo. Benvenuti.
Magari ne vendo il triplo, che ne so. Comunque, o magari metti l'etichetta beneficenza e ne vendi il triplo, eh. Passiamo alla parte più interessante dell'intero video, l'ultima fetta di torta che rappresenta più della metà dell'incasso. Quanti soldi ho incassato quest'anno con brand barra sponsor? E qui raga è 24, 28, 20, 60, 60, 6, 20, 80, 200, 82, 10, 300, sponsor 4,55. E dobbiamo fare un bel 4,55 discorso, perché intanto partiamo col dire che quest'anno ho fatto 33 video, che poi in realtà ne ho fatti 34 perché uno è sul canale di Prime Video, vabbè, ciao Prime. E su 33 video pubblicati soltanto due non sono sponsorizzati, quindi praticamente il 95% dei video che ho prodotto quest'anno ha dentro uno sponsor. Ecco perché la somma qua è diventata abbastanza alta. Per darvi un'idea quanto ho fatturato in più rispetto alla scorso, soltanto con i brand nel 2022 ho fatto 190. Frate, dai, sì, no, 400. Oh, ti giuro, lo prendo. 460.000 euro. 2.194 euro. Nel 2023, invece, la cifra ammonta a 605.000 euro. Praticamente, porco dio, più del triplo del fatturato. Beh, oddio, beh, effettivamente, però, 600.000 euro li dividi per 30. Per 30, quant'è? Che sai che è tipo 20.000 euro a video. Eh sì, porco dio, sono un coglione, era ovvio. È letteralmente il cap limite che dove le aziende che le aziende ti pagano per un video. Non puoi arrivare a 25.000 euro, non ce la fai. Del 2022. Una cifra veramente veramente altissima, alla quale però se sommiamo 24.200 euro della vendita dei prodotti alla community più 22.000 euro degli altri due social, è diventato ricco. Wide, non hai, hai un'idea di ricchezza molto strana. Canale spagnolo più 215.000 euro del canale italiano. Uguale, signore e signori, Michele Molteni, ovvero io, quest'anno dall'attività da influencer ha generato un totale di 889.720 euro. E questo qua che vi lascio in sovraimpressione è lo schema di tutto il fatturato che ho avuto negli anni precedenti. Come vedete la crescita è stata... Porco dio, frate, nel 2019 ha fatturato comunque più di Zazzone, guardalo, Chad! Negli anni precedenti, come vedete, la crescita è stata abbastanza esponenziale. Avrei potuto tranquillamente superare il milione di fatturato, ma ho volutamente rifiutato alcuni brand che proprio non mi piacevano e non volevo assolutamente promuovere sui miei canali. Quanto fatturerò nel 2024? Non lo so, staremo a vedere. Ma la cosa che so è che i soldi non li sprecherò lasciandoli in banca, ma li investirò, come ho fatto ad esempio. Come fatto ad esempio con il buco del culo in Young Platform, dove metti le foto dei peli del cazzo e ti danno dei soldi. 889.000. Bene. Allora, se Molteni, come in realtà in Italia pretendono, ma poi chiudono gli occhi perché non lo so, evidentemente, perché se sei bravo, fai le cose fatte bene e crei dietro gli asset giusti. Però se Molteni non l'avesse fatto e fosse rimasto in ordinaria, di quegli 889.000 euro, diciamo che gli sarebbero rimasti quanto? Molto semplice, fai aliquota l'IRPEF maggiore, quanto è? 43 in Italia? Oh, non me lo ricordo più, mi sono perso i pezzi. Quant'è? Oltre 50 è 43. Boss. 43, fai per 43 en strongo diviso 100. Olè! 382.000 euro di tasse. Mettici l'Inps, mettici l'acconto. Magari doveva lasciare l'acconto quell'anno. La lascia l'acconto quell'anno che è, facciamo un 25-30% di queste tasse qui. Quindi andava a fare 100, gli lasciava mezzo milione d'euro nel giro dei 5 mesi. Come roba. Però comunque pagando queste tasse alla fine della fiera pagava, gli rimanevano, vabbè, 889, fai 3, 6, 5, mezzo milione d'euro come roba. Molteni avrà una SRL, avrà quello che è, andrà a pagare all'incirca, dipende tra buste paga e tutto, pagherà 30, famo il 33%, fai 88900 per 33 uguale diviso 100. Queste sono le tasse di Michele Molteni, 293.000 euro o un po' di meno, un po' di più. Queste sono le tasse del Molteni. All'incirca. Vabbè, ci sta. Ci sta.
Poco. Beh, in realtà dipende. Dipende. Poi ovviamente le tasse. Le tasse, non bisogna vedere l'ammortizzazione con tutto quello che paga e che si può scalare. Cioè, letteralmente tutto. Perché lui nel momento in cui fa il video e si compra i tronchi, lui si scala e chiude i tronchi, giustamente. Poi non so le percentuali su quello che si scala, quanto se lo può scalare, eccetera, eccetera. Però questo. Ovviamente questo non per fare i conti in tasca al Michelone, eh? Questo per farvi capire un pochino l'idea di quanto fai. Leggevo gente in chat, 800.000 euro già tassati. No, non già tassati, ovviamente. Quindi c'è sta nel 24. Ah, poi c'è, poi attenzione, regà, perché quando Molteni da vecchio chiuderà le sue aziende, dirà: prendo tutti i soldi che ho in azienda, se ha dei soldi rimanenti ci dovrà pagare sopra i contributi, che so, in Italia del o 19 o del 24, mi sembra del 24%. Quindi è un po' tutto così. Poi uno lascia lì i soldi e fa e split, eccetera, eccetera. Quindi è un po' così. Da quanti soldi, da me quanto sono le tasse? Da me so, considerate che questo qui, che è l'aliquota, in Italia questa è l'aliquota maggiore, no? Quindi se tu guadagni più di 50.000 euro, che poi scusa, ma hanno abbassato il limite? Cioè hanno abbassato guadagni, devi pagare quello. Da me, io quest'anno pago il 51. Quindi mi sarebbe convenuto rimanere in Italia, per quanto fa ridere. Enrico, grazie per i 100 bittini. Sasi, Rai, bentornati e benvenuti. Fire, grazie per i 42. A Sbrega Fioi, grazie per i 10. Bentornato, bello mio. Raga, non è che uno se ne va dall'Italia per pagare meno tasse, eh? Quello magari dopo. Intanto uno se ne va dall'Italia perché c'ha i suoi cazzi. Poi, per carità, uno si sposta anche per pagare meno tasse. Cioè, ma scusa, perché uno se può farlo, almeno se noi possiamo farlo, posso lavorare. Se mi metti in PC in mano con una webcam, io posso lavorare. Quindi non ha senso come roba. C'è la pensione dopo YouTube o cose così. Ma che domanda è? Porco Dio. In Portogallo 0% di tasse. No, my man. No, proprio no. Sì, c'è una percentuale anche sull'eredità. Anche l'eredità che ti lascia tuo nonno la devi tassare. Fa sorridere questa cosa. C'è Surri? Come c'è Surri? Ma se tu facessi un video su YouTube quanto hai guadagnato da Twitch quest'anno, ti bannano da Twitch? No. No, ovviamente no, ma non mi interessa dire quanto ho guadagnato, nel senso, ma non perché non voglio dire quanto ho guadagnato, ma perché, raga, ce lo sapete, io i soldi li tratto male, non uso Young Platform, li faccio uccidere dall'inflazione, ma perché no? Veramente, mi bastano i soldi ovviamente per star bene a livello di salute, e fare le mie cose che mi piacciono, ma poi sono pure poche, quindi e basta. Per il resto sfortunatamente non sono una persona che fa la bella vita o altro, non riesco a... Ho sbagliato? Non riesco a piacermi con i soldi. Quanto ho speso quest'anno? No, non mi piace, no, 16 minuti di Surreal Power che parla da fermo, no. Perdito di fa metronoma, mi dispiace. Cosmin, Ludo, Rai, Sasi, bentornati e benvenuti. Schippa i numeri. È la cosa più italiana che una persona possa fare. Schippa.